Che cosa figa, veramente. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di demo, cioè con un'altra demo. Questa è una beta, che poi alla fine è sempre quello, Jump Force Beta Test Version 1.0. Come abbiamo visto dalla foto, c'è Goku di Dragon Ball, che tutti conosciamo, spero. Sono anime questi, sono personaggi tratti da anime, quindi Dragon Ball, One Piece o Luffy e Naruto. In Naruto, appunto, il protagonista. Premiamo X con nessun salvataggio trovato. Creare un nuovo salvataggio? Sì. Ovviamente dalla Bandai Namco, che ha fatto una serie di videogiochi veramente belli. Termini di servizio, leggere attentamente. Ultimo aggiornamento, 1° aprile 2018. Essendo una beta, ovviamente, non sarà del tutto così. Fermi! Allora, no, veramente, Cioè, partiamo già col piede... Ah, questo... come... Cioè, allora, veniamo, allora. I primi due sono tratti da Dragon Ball. Infatti i vestiti sono quelli. Potremmo modificarli. Fulmine di Pegasus. Potreste anche prendermi in giro. Ma io, a questo gioco, a Jump Force, non ci ho mai giocato. Quindi, non so bene com'è il tutto. Poi magari manderò a informare. I vestiti sono quelli di Vegeta. C'è anche quello che, diciamo, controlla la potenza. Questo è di One Piece. Vediamo l'altro. One Piece, perché sono i vestiti appunto di Luffy. Comunque la grafica è bella. Cioè, è veramente bella per essere una beta. Jump Force, poi, cavolo. Sempre Naruto. Allora, abbiamo 6 avatar a disposizione. Io direi, vi devo dire la verità, sono veramente indeciso, perché a me piacciono tutti, ma veramente tutti. Io parto con questo. Confermiamo, ci ho perso veramente un sacco di tempo. E inoltre, con cerchio, con R2 cerchio, si è verificato un errore. Come un errore? Cioè, mo siamo partiti, è già un errore. Che è successo? Ehi! Sveglia! È vero che è una beta, ma una beta che l'avete fatta fare se fate scegliere solamente il personaggio? Comunicazione. Ma sai comunicare per bene? Comunica! Boh, forse devo fare una alla volta, dal primo all'ultimo. Proviamo a fare così. Vai con l'avatar numero 1. Che ti devo dire? Marit. Te pareva. No, niente, non ci vogliono far partire. È vero che è una beta, ho detto. Però, dai. Il bello è che come devo fare, scusate. Cioè, io... Che questi sono i comandi, non è che posso fare chissà che cosa. Che ne so, fatemi fare qualcosa. Si è verificato un errore. Raga, l'unica cosa che mi rimane da fare sarebbe... uscire dal gioco, spegnere la PlayStation, riavviare la PlayStation... Cioè, riaccendere la PlayStation e riaprire il gioco. Perché non so che cosa fare. Cioè, l'unica cosa che posso fare è premi X. Vado ai personaggi, agli avatar, ne scelgo uno e poi dice si è verificato un errore. Scusa, la devo pur testare sta beta. Cioè, questo è tutto il test. A vedere i personaggi, a fare X, a fare quella, a fare quell'altra, a vedere le mosse, alcune mosse che stanno. E basta. Il test che uno deve fare in questa beta sarebbe proprio a vedere se si verifica qualche errore oppure no. Come in questo caso. Quello è l'obiettivo. In questo caso non ce l'ho fatta io. Few minutes later. Raga, io non so cosa fare, veramente. Cioè, questo continua a dirmi si è verificato un errore. Il bello è che l'hanno messo all'inizio. Hanno messo all'inizio l'avviso, quello dove c'è scritto. Potrebbe avere dei problemi. Di grafica o del gioco. Oh, ma manco se l'hanno fatta apposta. Manco se già lo sapevano che avrebbe dato problemi. E mi domando se in questa beta il loro scopo era testare l'avvio del gioco. Ci sono proprio rimasto male. E il bello è che pesa ben 7 giga. 7 giga e 20. Oh, non saranno neanche quelle granché. Pesa quanto Resident Evil 2. Però quello almeno andava.
busto non va, non va avanti. Si è verificato un errore. Intanto piacere. Mi sono divertito. Mi sono veramente divertito a fare premi X, a scegliere un avatar, a guardare gli avatar che sono veramente belli. Comunque, dopo questa bellissima beta, che veramente ho fatto dei combattimenti che da urlo veramente, vi saluto. Io spero veramente che l'aggiornino questa beta e che mi diano la possibilità di giocarci, cioè almeno di provarla, che alla fine la beta questo è, cioè la beta test version, cioè scusa che significa, è un gioco che ancora non è uscito, non è ancora la versione completa e la dobbiamo testare, non con le testate, la dobbiamo testare nel senso che ci dobbiamo, la dobbiamo provare, ecco, la dobbiamo provare. Comunque, io spero di riportarla sta beta, perlomeno, e che appunto, come vi ho detto, spero che l'aggiornino e risolvino questo problema, perché è veramente un problemone. Non so quanto sarà durato sto video, a quanto pare sarà durato come minimo 5 minuti o forse meno. Io spero che questa questa beta, che questo test vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se l'avete ancora fatto. Bella ragazzi!